You're in tune to Dirty South Presents Phasing. And we'll burn forever, you and I. They'll never take our hearts and minds. And we'll run so fast and far and wide. Appuntamento della nostra rubrica dedicata ai motori, all'auto, alla viabilità, ai trasporti, alla creazione di idea di auto e non solo. È lo spazio che vi dedichiamo ormai da qualche tempo e oggi in questo spazio inseriamo un elemento in più. Non parliamo di auto, ma parliamo di camion, di veicoli industriali. Qual è il futuro dei veicoli industriali? Lo faremo partendo da un concept che è stato realizzato, che è stato sviluppato da Torino Design, azienda di Moncalieri. E partiremo da questo concept, che però è un concept reale, nel senso che può essere realizzato davvero in qualsiasi momento, perché è studiato su un veicolo esistente, quindi sulla cubatura di questo veicolo. Ma ci faremo spiegare davvero tutto nello specifico dalla mente creatrice, dal fondatore di Torino Design, l'ingegner Roberto Piatti, CEO Managing Director di Torino Design. Allora, Torino Design, abbiamo detto, non solo auto, ma anche idee davvero di sviluppo di camion e di veicoli industriali. Noi cerchiamo di sviluppare soprattutto veicoli innovativi e applicare il design, quindi lo stile e l'ingegneria, ai veicoli innovativi. Il camion, il veicolo industriale, è forse uno degli oggetti che è rimasto più fermo a livello di innovazione, perché dopo 100 anni di storia un camion continua a essere formato da due sedili, oppure un sedile, una panchetta e alle spalle due brandine. Partendo dal presupposto che quando la cubatura è piccola, quando lo spazio è piccolo, si cerca di ottimizzare lo spazio dando agli stessi oggetti una multifunzionalità, oppure cercando di muovere le cose per gestire meglio lo spazio, abbiamo cercato di dimenticare quello che è una cabina camion tradizionale e abbiamo detto, immaginando di avere questa cubatura, questo spazio disponibile, come si potrebbe riorganizzare questo spazio in modo da soddisfare meglio le esigenze di un camionista di oggi? Partiamo però dal principio. Voi come Torino Design avete una collaborazione fattiva che funziona ormai da tempo con la Russia. Sì, noi lavoriamo già da oltre 3 anni con il principale costruttore di veicoli industriali russo, che è Kamaz. E Kamaz, tra gli azionisti, ha anche Mercedes. Quindi questa cabina doveva avere come struttura una struttura che deriva da un camion Mercedes. E abbiamo realizzato questo concept senza barare, cioè rispettando esattamente tutti i vincoli, per fare in modo che questa non fosse solo un sogno o un'idea futuribile, ma che fosse qualcosa di realmente applicabile. Non dimentichiamo che oggi un camionista non è più solo il guidatore del camion, ma un camionista oggi svolge molto lavoro di ufficio, perché la maggior parte delle pratiche amministrative, bolle, burocratiche, vengono fatte dallo stesso camionista.
sul camion ci vive, quindi il camion è una sua casa, quindi vuole avere dal camion tutto quello che normalmente uno trova in una casa. E quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare riorganizzando completamente in modo diverso lo spazio. È stata proprio una vostra idea, uno spunto? Sì, era un'idea che avevamo già da un po' di anni e che non vedevo l'ora di trovare un costruttore di veicoli industriali capace a recepirla. E quindi, siccome per loro stiamo già sviluppando tutti i camion di produzione e si è creato un ottimo rapporto con il management di questo costruttore, gli ho proposto, dico, perché non fare per il Salone di Mosca un dimostratore che faccia vedere intanto a che livello siete arrivati come innovazione, come sviluppo aziendale e allo stesso tempo che faccia vedere dei nuovi contenuti. E devo dire che la presentazione a Mosca è stata veramente un successo incredibile, c'erano tutti i più grandi dealer della Russia e dell'Europa orientale ed erano letteralmente entusiasti di fronte a questo oggetto. Quindi al Salone dei Veicoli Industriali di Mosca ha visto la luce, così possiamo dire, questa cabina avveniristica di Kamaz 2020. Questo è il nome che avete scelto? Perché? Ma 2020 in realtà è forse fin troppo vicino. In realtà potrebbe essere 2030, nel senso che era già un po' di tempo che ci stavamo lavorando e il 2020 sembrava il futuro. In realtà siamo già molto vicino al 2020, però pensando che questa cabina potrebbe diventare veramente qualcosa di realistico, forse nel 2020 potrebbe essere realmente in produzione. Ma è interessante vedere la multifunzionalità degli ambienti. Ecco, che cosa abbiamo all'interno di questo abitacolo, che però è molto di più che un abitacolo di un camion? Ecco, innanzitutto, dicevamo, si basa su un veicolo industriale esistente, che è la struttura del Mercedes Actros, esatto. Però l'unica cosa che rimane è proprio solo lo scheletro, la struttura della cabina, e tutto il resto è stato completamente ripensato. Innanzitutto il posto guida è diventato un posto guida super efficiente. Per la prima volta abbiamo messo un sedile a sospensione elettromagnetica. Questo è un brevetto mondiale che ha sviluppato la Bose, quella degli impianti audio, che ha sviluppato questo sistema di sedile a sospensione elettromagnetica che elimina completamente il mal di schiena del guidatore. Ovviamente chi guida un camion ci sta molte ore, tutti i camionisti soffrono di mal di schiena, quindi la posizione guida è super ergonomica e funzionale. Intorno ad essa c'è una plancia che integra tutto quello che oggi è necessario per la navigazione. Non ci sono più specchietti retrovisori esterni, che sono fonte di dissipazione aerodinamica, aumentano i consumi, eccetera, ma ci sono due punti di telecamere e questi schermi verticali sui montanti interni danno tutte le immagini che darebbero gli specchi retrovisori tradizionali. Il telefonino che tutti noi abbiamo viene inserito al centro del volante. Proprio parte integrante del volante. E quindi rileva tutti i miei dati, quindi se guida lei o guido io cambia completamente i settaggi di tutto quello che sta intorno. Quindi il telefonino diventa quasi una carta di identità che riconosce il guidatore e quindi setta tutte le funzionalità su quelli che sono
i preferiti dal guidatore. E poi ci sono tutte le altre cose che normalmente ci sono su una plancia, con molte più cose, un grande schermo che diventa computer, navigatore, eccetera, sopra c'è una stazione meteorologica e quindi già la plancia è un qualcosa di molto innovativo. Però la cosa ancora più innovativa è quello che succede alle spalle, dove non ci sono più i letti, perché il letto scende dall'alto, rimane incassato nella parte alta del tetto quando è in posizione di non utilizzo e poi si abbassa e quindi diventa un po' come succede su certi camper, no? Quindi diventa il letto lì. E la parte posteriore quindi è diventata una parete disponibile da attrezzare. Abbiamo un'idea, ecco, per farci un'idea anche per i nostri telespettatori da casa, delle dimensioni di questo spazio in cui avete lavorato? Tutti noi sappiamo cos'è un camion grande per le lunghe percorrenze, quelli che normalmente vediamo in autostrada. Tutti abbiamo visto uno Scania, uno Stralis, Iveco, un Actros, quindi l'idea di com'è una cubatura di una cabina camion ce l'abbiamo tutti in testa. È pensato proprio per una persona, cioè per colui che guida? Sì, la tendenza è che sempre più spesso non ci sono due driver, ma c'è un single driver. Infatti alcuni costruttori già fanno delle versioni che chiamano solo drive, solo star, solo driver, eccetera, nel senso che è una persona che gestisce il mezzo da solo, poi si ferma, riposa, riparte. E non avendo il sedile del passeggero, allora abbiamo deciso di eliminare il sedile del passeggero tradizionale. Al suo posto c'è una zona relax posteriore che può essere ribaltata e il pavimento dove normalmente c'è il sedile del passeggero diventa un tapis roulant dove si può fare jogging. E sembra una cosa un po' estrema, però è molto utile in zone con climi avversi. In Russia d'inverno ci sono 50 gradi sotto zero, quindi andare a fare jogging sull'autostrada non è la cosa più bella. Qui uno può fare jogging all'interno della propria cabina condizionata, e poi c'è una doccia di dimensioni da vera doccia. All'interno della parete della doccia c'è un WC chimico che si può aprire e che poi scompare completamente. E poi esiste tutta una parete attrezzata che pone un lavandino ribaltabile, schiacciando un pulsante si ribalta un lavandino per lavare gli alimenti, per lavarsi le mani. Un altro elemento ribaltabile è un piano induzione a due fuochi dove si può cucinare una cena decente. Tutto questo è il modulo centrale scorrevole, è un frigorifero al suo interno e si apre a diventare tavolo per cenare. Quindi è veramente, c'è una macchina del caffè espresso per portare un po' di tocco italiano anche, certo, all'interno del camion e via discorrendo. Ecco, nell'idea che vi siete fatti, ecco, di questo concept, tutto questo da che cosa, come viene alimentato? Dal punto di vista dell'energia, c'è bisogno di una batteria enorme, di una... No, l'alimentazione è un problema molto semplice. Le barche, i camper, tutti questi mezzi hanno delle batterie, ci sono delle batterie al gel, dei generatori, ci possono essere mille modi, però il problema energetico non è un problema, perché appunto barche, camper, tutti questi mezzi hanno già delle alimentazioni per aria condizionata, per riscaldamento, per dormire al freddo. E inverter, batteria al gel, quindi non è un grande problema quello. L'idea è che questo possa diventare la dotazione, diciamo, lusso di un camion della ditta per cui lavorate, quindi per la Kamaz. Sì, a me piacerebbe molto che proprio per il successo che questa proposta ha avuto, Kamaz si convincesse che potrebbe diventare una cosa reale. Come dicevo, non abbiamo fatto solo una maquette finta. A parte che già nel salone molte cose erano funzionanti, la doccia funzionava, il tappeto funzionava, si poteva correre all'interno del camion, e però proprio da un punto di vista di
produzione industriale, noi abbiamo fatto tutto un supporto di ingegneria e c'è tutta un'ingegneria dietro questo progetto, quindi sarebbe tranquillamente traslabile anche a una cabina di produzione e i costi non sarebbero neanche così elevati perché tutti i componenti che abbiamo utilizzato sono componenti esistenti nel commercio, quindi si tratta di comprare un nastro trasportatore, un tapis roulant per fare jogging, si tratta di acquisire degli elettrodomestici, però non ci sono cose che determinino grossi investimenti. Ecco, avete realizzato anche un breve video, diciamo, che in qualche modo racconta l'utilizzo di questa cabina di camion, ecco, che avete realizzato. Sì, perché c'erano talmente tante cose da far vedere che anche se la cabina l'abbiamo già fatta scomposta in modo che le persone al salone potevano salire da una parte e scendere dall'altra per vedere tutto quello che c'era, però per vedere operative tutte le funzionalità, la cosa migliore era appunto far vedere un video che facesse vedere come l'utilizzatore può spaziare dal correre all'interno della propria cabina a rilassarsi, al farsi una doccia e anche a avere un home cinema che posso vedere o seduto tranquillamente dal posto guida oppure mentre riposo nel letto. Ecco, facciamo vedere magari un estratto anche di questo video visto che ce l'avete fornito. We'll be right back.
Eccoci, abbiamo visto allora come davvero può essere versatile la cabina di questo camion, renderà davvero molto più piacevoli gli spostamenti dei camionisti, ma quanto può incidere un lavoro del genere? Cioè quanto può venire a costare in più un camion con queste dotazioni? Non dobbiamo dimenticare che la cabina di un veicolo industriale di questo tipo, stiamo parlando di camion, di oggetti che costano 100, 150, 200 mila euro di listino. Quindi se andiamo a immaginare che tutta questa componentistica aggiunta può avere il valore di, perché è reperita dal mercato, può avere il valore di qualche migliaio di euro, capiamo che l'incremento, il delta costo è praticamente nullo ed è anche la dimostrazione che l'importante è pensare prima le cose e poi installarle. È chiaro che se uno ha una cabina fatta diversamente non può installare questo, ma se viene predisposta in questo modo il delta costo è molto basso. Ecco, qui parliamo di un veicolo davvero avveniristico, comunque, che viene incontro a delle esigenze che sono reali, quello di spostarsi e vivere anche in un camion, perché i camionisti spesso passano tanta parte della loro vita all'interno dei loro veicoli, meglio. È innovazione, è pensare al futuro. Quanto secondo lei in Italia conta l'innovazione? Quanto si pensa ad innovare? Innovazione nell'automobile, nel transportation in genere, è una parola abusata, tutti ne parlano e pochissimi la fanno. Io vorrei che se ne parlasse di meno, sono quelle parole un po' svilite dall'uso quotidiano, no? come tante altre. Quindi bisognerebbe parlarne di meno e praticarla di più e farla di più. Innovazione per me significa non solo innovazione di dettaglio, ma significa obbligarsi a dimenticare come è fatta una certa cosa per ripensarla con gli occhi di oggi. Ed è questo il lavoro che noi facciamo quotidianamente. Purtroppo per fare innovazione è necessario anche avere dei clienti che credano nell'innovazione, che investono nell'innovazione e quindi non sempre si trova terreno fertile per proporre idee come queste. In questo caso il cliente ha recepito il messaggio e ha deciso di investire su questo progetto, ma per l'innovazione ci vuole da un lato il progettista che la propone, dall'altro anche un terreno fertile di investimento. E purtroppo direi che negli ultimi anni il settore dell'automotive sta un po' soffrendo proprio questa mancanza di fertilità sugli investimenti importanti per radicalizzare l'innovazione. Bene, io la ringrazio. Ringrazio davvero l'ingegner Roberto Piatti, CEO Managing Director di Torino Design, e ringrazio voi, amici che ci avete seguito ancora da casa, per questo appuntamento. Grazie e alla prossima puntata.